L'inizio anche per questo venerdì 6 di agosto, 14 dopo le 18, l'inizio di Survivor, quello che è il programma radiofonico, quello che ti prende per mano per affrontare un altro weekend, quello che sarà intenso proprio alla vigilia della settimana del Ferragosto, alla vigilia di tanti ma di tanti appuntamenti che andremo quindi a toccare con mano nel vero senso della parola a Porto Sant'Elpidio, perché c'è la città dell'estate, appunto. Come è arrivata l'estate 2021 è scattato automaticamente il programma di questa città, che abbiamo il piacere di rispolverare e presentare su quelli che saranno gli appuntamenti restanti con l'assessore di Porto Sant'Elpidio, l'assessore al turismo e allo sport, Emanuela Ferracuti. Buon pomeriggio e benvenuta. Grazie Paolo, grazie per l'invito, buonasera a te e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma buonasera a te, sei a tuo agio? Sì, perché mi dicevi sì. Che è la prima volta che vieni in radio. Sì. Ti piace in questa radio? Ti piace il mondo della radio? Bellissimo, soprattutto il mondo della comunicazione. Il mondo della comunicazione, una comunicazione che vedo appunto sotto ai tuoi occhi, bella intensa, per quanto è stato buttar giù un programma di una città, perché è andato in onda e sta andando in onda tuttora per un'intera estate. Sì. Quindi ci sono stati eventi confermati. Vogliamo fare un attimino un cappello introduttivo su quello che è la città dell'estate 2022, su quello che si è svolto, e poi entrando nel vivo per quanto riguarda il mese di agosto? Sì. Come no, sicuramente, ecco, un programma molto ricco che ha visto toccare tutti i mesi proprio estivi, quindi partendo dal mese di giugno, poi per arrivare, ecco, a toccare il mese di luglio, agosto, ma anche settembre, quindi un programma lungo, intenso e ricco di appuntamenti dedicati sicuramente a tutte le fasce d'età. Abbiamo avuto degli appuntamenti dedicati ai bambini, alle famiglie, essendo la nostra una città turistica a vocazione, ecco, familiare, quindi anche a misura di bambino. Quindi abbiamo avuto proprio degli appuntamenti e degli spettacoli dedicati a loro. Abbiamo avuto delle grandi riconferme per quanto riguarda sia il mondo dello sport e il mondo, ecco, della cultura e dello spettacolo. Partendo proprio dallo sport e quindi dai primi appuntamenti che abbiamo avuto all'inizio di questa programmazione, possiamo ricordare il premio e il trofeo internazionale del padel che c'è stato a fine giugno. Un'altra grande riconferma è il Beach Soccer che si è concluso il fine settimana scorso, lo stesso un appuntamento storico per Porto Sant'Elpidio, che ha visto la presenza di moltissima gente e di giocatori provenienti da molti paesi, quindi è stato un evento veramente grandioso e molto partecipato. Poi, ecco, tutti i momenti dedicati ai bambini, quindi abbiamo avuto anche quest'anno il teatro per ragazzi, quindi nei primi giorni di luglio un 15 giorni tutti dedicati a loro, quindi ecco un appuntamento anche questo storico per Porto Sant'Elpidio che abbiamo voluto riconfermare. Quindi, oltre naturalmente a eventi storici che naturalmente Porto Sant'Elpidio conosce e rinnova piacevolmente di anno in anno, nonostante le tante difficoltà c'è stato anche il modo di inserire qualcosa di nuovo. Sì, cosa ha significato quest'anno buttar giù un programma del genere, che ovviamente grazie a internet possiamo naturalmente indirizzare i nostri ascoltatori su Facebook e Instagram, che sono appunto, ma anche sul sito elpinet.it, per visualizzare il programma. Quali complicazioni si sono incontrate quest'anno maggiormente rispetto agli altri anni, che bastava naturalmente incastrare, fare un puzzle di questo programma? Quest'anno secondo me è stato molto molto difficoltoso, giusto? Sì, sicuramente, perché anzitutto le linee guida sono arrivate molto tardi, perché era già fine maggio quando appunto ci sono state dettate tutte quelle che erano le linee guida da seguire, e quindi anche i protocolli anti-Covid che anche l'anno scorso erano stati messi in campo, ma sicuramente quest'anno sono stati ancora più stringenti e specifici, per cui ecco la programmazione è già stata, ma la difficoltà è stata proprio questa: organizzare tutti gli eventi mantenendo tutte quelle che erano le indicazioni appunto per i protocolli anti-Covid. Infatti. Quindi sicuramente è stato difficoltoso, ma ci siamo riusciti, fortunatamente, ecco. E ci stiamo riuscendo in un certo senso. Sì, ci stiamo riuscendo, perché poi mi sembra che ci sia anche un riscontro positivo,
sia da parte della città ma anche da parte dei turisti, che comunque anche quest'anno sono presenti numerosi nelle varie strutture, e il riscontro anche dei gestori delle strutture è importante. È importantissimo, quindi è una città bella viva. Poco fa vi ho detto appunto che potete visualizzare il programma della città dell'estate di Porto Sant'Elpidio su Facebook, appunto Assessorato Turismo Porto Sant'Elpidio, e Instagram We Love Porto Sant'Elpidio, giusto? Sì. Ti posso trattenere altri 5 minuti il tempo di una canzone e poi andremo a presentare quello che sarà il mese di agosto e settembre? Certo. Per non fare tutto quanto d'un fiato. Ora riprendiamo fiato, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorneremo di nuovo in onda su quello che sarà agosto e settembre a Porto Sant'Elpidio. Appunto a Porto Sant'Elpidio ve la stiamo raccontando noi con un programma molto molto dettagliato, ma lo stiamo facendo appunto con chi ha curato i minimi dettagli, ovvero l'assessore al turismo e allo sport di Porto Sant'Elpidio, Emanuela Ferracuti, che è rimasta qui tranquilla i nostri microfoni per fare la seconda parte di quello che è stato appunto. Abbiamo chiuso la parentesi su giugno e luglio, però oggi è il primo weekend di agosto, giusto assessore? Sì, il primo weekend di agosto, mese che è il mese principe dell'estate, per cui ecco, non possono che non mancare gli appuntamenti, anzi è un mese ricchissimo di appuntamenti. Ovviamente, quindi proprio weekend, venerdì, questa sera, oggi è un grande giorno per Porto Sant'Elpidio. Sì, abbiamo degli eventi che coprono un po' tutta la città, abbiamo nella parte sud il mercatino che c'è di solito ogni venerdì, ecco, quindi alla Falerienza, al quartiere Falerienze. In più, proprio in questo quartiere, questa sera ci sarà l'animazione di questa radio, quindi wow, una serata da non perdere. Davvero? Per quanto riguarda la zona Falerienze, sicuramente. Quindi il tempo di terminare la diretta, doccia veloce e poi ci trasferiamo nel lungomare. Ci trasferiamo all'aria aperta, quindi mercatino, shopping, musica e magari qualche chiacchiera con qualcuno che interverrà ai nostri microfoni. Sicuramente. Poi spostandoci in centro invece ci sono altri appuntamenti questa sera, infatti abbiamo anzitutto la rassegna Mare il Falerio, che è una degustazione di vini che ogni anno viene riproposta e quest'anno è arrivata alla 17esima edizione, quindi una rassegna anche importante, no? Dell'enogastronomia elpidiense. Quindi avremo in centro l'animazione appunto di Lorenzo Sbarbati, che si troverà invece alla zona rotonda sul lungomare. E quindi l'animazione di questa band musicale, quindi musica di intrattenimento da passeggio d'ascolto. E infine a Villa Murri invece ci sarà l'appuntamento con il cinema all'aperto, la serata conclusiva quindi del cinema Sotto le Stelle, che anche quest'anno si fa a Villa Murri, e quindi Villa Murri ha riaperto le sue porte per dedicarci queste serate di cinema. Becchiamo ogni gusto, ad ogni esigenza. Sarà un peccato rimanere a casa. Sì, quindi è un peccato rimanere a casa. Stasera è una serata anche molto calda, quindi meglio andare sul lungomare, farsi una passeggiata e gustare tutte queste iniziative che troviamo in giro. E gustarsi appunto questo programma. Non faremo in tempo a terminare la giornata di oggi e poi naturalmente arriverà appunto il clou del weekend e pian pianino la grande carrellata della settimana di Ferragosto. Sì, una settimana che si riapre con l'enogastronomia. Infatti ci sarà lo street food in centro, un 3 giorni di street food, lunedì, martedì e mercoledì. Anche questo è un appuntamento che si riconferma a Porto Sant'Elpidio, c'è stato già negli anni passati, ma lo riconfermiamo perché è un'attrattiva sempre importante. Nei giorni a seguire, quindi a partire dal 10 invece, Paolo, si apre quello che è il grande festival all'Orfeo Serafini, questi 3 giorni di concertoni che si svolgeranno proprio nell'area dell'Orfeo Serafini. Quello che ovviamente stiamo promuovendo anche noi come radio ufficiale della città di Porto Sant'Elpidio, il Blue Summer Festival. Sì, il Blue Summer Festival, che aprirà martedì con il famoso e storico gruppo dei Nomadi, che raccoglie lo stesso tantissima gente, tantissime adesioni, un gruppo che è veramente trasversale perché prende ragazzi e ragazze di tutte le età, ma anche insomma adulti, anche persone più adulte, quindi ecco, trasversale e sempre molto apprezzato. Sì, ormai i Nomadi è un gruppo che non ha bisogno di tante presentazioni ad ogni generazione, infatti come dicevi te poco fa, dai nostri nonni che ricorda i Nomadi con la voce di Augusto D'Olio, magari ha
all'evoluzione fino al 2021. Sarà una grande serata. Archiviata quella, se ne aprirà un'altra, perché è una dietro l'altro. Sì. L'11 sarà invece Arisa, personaggio molto apprezzato, che quest'anno, insomma, l'abbiamo vista in tutte le televisioni e in tutte le trasmissioni televisive, l'abbiamo rivista al Festival di Sanremo, quindi anche lei sicuramente ha un appeal molto importante e sarà un concerto seguitissimo anche quello di Arisa. Sicuramente, perché infatti è stato questo il punto di forza di Arisa, che non ha solo partecipato a Sanremo, però è diventata anche la nipotina, come la chiamava lei, di Mara Venier al Salotto, sì, di Domenica, sì, Inne, quindi è stata molto attiva e sicuramente sarà una bellissima serata anche quella. Non c'è due senza tre, arriva appunto il 12, giusto? Ancora area ex stadio Orfeo Serafini, si conclude con il concerto rock dei Motel Noir, un gruppo rock appunto che forse poco conosciuto, sicuramente apprezzabile, apprezzato, e che quindi accoglierà lo stesso un pubblico molto numeroso. Ovviamente, quindi entriamo anche nella parte di coloro che dicono ma come devo fare? Sicuramente. È facilissimo. Acquistare il biglietto sul circuito Ciao Ticket, sì. E sicuramente presentarsi col Green Pass all'ingresso, perché come sappiamo da oggi entra in vigore l'esibizione del Green Pass per alcune manifestazioni, per cui ecco, dotarsi del Green Pass. Quindi dove vorrai andare? Nomadi, Arisa oppure Motel Noir, che saranno affiancati anche da un pre-concerto, chiamiamolo così, di qualche brano cantato da Nevio Russo. Andate su internet, trovate il tutto, vi ascoltate e vi seguirà naturalmente di pari passo quelle che sono le modalità, come dicevi te poco fa, Green Pass, acquisto biglietto. Vi do un consiglio, perché stavamo notando a microfoni spenti, ci siamo collegati sul portale di Ciao Tickets, i biglietti stanno andando veramente a ruba, quindi pochissimi sono i tickets disponibili, perché ovviamente con le restrizioni e quelle che siano. Sì. Blue Summer Festival lo possiamo archiviare, tanto torneremo anche noi nell'arco dei nostri programmi, dei nostri spot, andare così a ricordare quello che sarà 10, 11 e 12. Archiviando il 12, Ferragosto ci siamo, è vicinissimo. Sì. E che cosa accadrà quest'anno? Il 14 avremo di nuovo sul lungomare zona centro l'animazione di questa radio. Che lo stesso di nuovo? Certo! Accipicchia quest'anno, sì, eh? Sì, quest'anno già questa collaborazione importante. Con molto piacere, vogliamo dire. Sì. Vogliamo dire, quindi che vogliamo salutare te innanzitutto, visto che non l'abbiamo fatto in programma, di inizio di programma, te naturalmente tutta quanta l'amministrazione comunale e il sindaco Nazareno Franchellucci, che ci ha voluti appunto collaboratori e partecipi di questa estate 2021. Grazie ancora a nome di tutta quanta Radio FM. Grazie a voi comunque per la disponibilità. E poi vogliamo arrivare appunto al 14 sera, in cui ci saranno i fuochi d'artificio, quindi questo spettacolo pirotecnico sempre sul lungomare, zona centrale, e quindi ascolterete buona musica e godrete dei fuochi. Quindi tra un fuoco e l'altro una bella passeggiatina, che farà caldo anche in quella sera, vogliamo essere ottimisti. Ecco, è passato il Ferragosto, la città dell'estate non termina, no, perché ovviamente è un programma che andrà avanti fino a settembre. Sicuramente. Ok, qualcosa ancora di... qualche riconferma, tra sì? l'8 e il 12 settembre ci sarà Anghio, quindi ancora torniamo all'enogastronomia con questo festival importante del pesce azzurro. E che si svolgerà? In piazza, quindi in piazza zona Garibaldi. Centrale, sì, sempre zona centrale. Poi altre cose magari per settembre? A seguire avremo al Teatro delle Api il 15 settembre, quindi che apre un po' quella che è la stagione autunnale, da Ciamaraini, come anteprima del Festival Parlare Futuro. Fantastico. Quindi un appuntamento a vocazione turistica ma anche culturale. Fantastico. Assessore, io le posso dire, naturalmente, anzi ti posso dire, ti certo, posso dare del certo, tu sicuramente. Che naturalmente è andata benissimo, è buona la prima questa, no? Speriamo. Dai, è stato una stagione, un'estate normale, tra le virgolette, però è un'estate naturalmente di cui naturalmente la città ha ben risposto, perché praticamente ci sono state molte, molte riconferme, e quando in una città ci sono tante riconferme significa appunto che gli organizzatori, le associazioni organizzano in maniera piacevole
eventi, perché abbiamo nominato appunto Teatri del Mondo, il Beach Soccer, il Amare il Falerio, poi Anghio che arriverà. Ci sono delle novità che ovviamente andranno così a far da contorno a quello, sì, che sarà un appuntamento come la Città dell'Estate, sempre intenso ogni anno in, sì, anno. Sicuramente, sicuramente. Una cosa importantissima però, sì, a conclusione vorrei ricordare che in questo fine settimana Porto Sant'Elpidio aderirà a quella che è la campagna vaccinale itinerante organizzata da Asur, dall'Asur Marche e dall'Area Vasta 4, e quindi ci sarà in Viale della Vittoria questo camper mobile a cui sarà possibile accedere per una vaccinazione che potrebbe essere la prima dose o la seconda, nell'orario che va dalle 20 alle 23. E quindi nel caso in cui fosse la prima vaccinazione basta portare la tessera sanitaria, nel caso in cui invece fosse la seconda la documentazione che attesta appunto la prima vaccinazione. Una campagna non, sì, non a prenotazione, quindi libera, basta presentarsi e si entrerà nel camper in ordine cronologico di arrivo. Quindi ecco, Porto Sant'Elpidio ha voluto aderire fortemente a questa campagna e vogliamo appunto che questo servizio arrivi a tutti. Perfetto, quindi non solo concerti, divertimento, perché bisogna divertirsi, perché bisogna divertirsi, ovviamente siamo da troppo tempo, stiamo, sì, accumulando la noia e la poltrona di casa, sì, l'abbiamo proprio incatenata la poltrona di casa. Però ecco, bisogna uscire, divertirsi, mangiarsi un gelato, sentire della bella musica in maniera spensierata, però naturalmente per chi naturalmente avrà il piacere, anche questa è un'altra cosa da andare, sì, a sottolineare, sì, e a ricordare che ci sarà appunto anche in questo fine weekend. Fine settimana, sì. Assessore, è stato bellissimo dal mio punto di vista. Grazie. Ti aspettiamo questa sera nella nostra postazione mobile, magari per fare altre quattro chiacchiere, per andare a ricordare ancora una volta quello che sarà il Blue Summer Festival e tante ma tante altre cosucce. Grazie mille Paolo. Okay. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie assessore Emanuela Ferracuti ai nostri microfoni della città di Porto Sant'Elpidio. Buona estate, buon weekend, ovviamente sempre con il sound giusto, quello di Radio FM.